Alzati e cammina, manager di te stessa. Durante la notte fatico a prendere sonno per via della mia coscienza sporca e grazie a ChatGPT decido di raccogliere una serie di proverbi sull'importanza di cogliere il momento propizio e così rasserenarmi. Chi tempo ha e tempo aspetta, tempo perde. Il tempo perduto mai non si riacquista. Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi. Un minuto può fare la differenza tra vincere e perdere. L'ora migliore per cominciare qualcosa è adesso. Bene, ho capito, non devo più procrastinare. Anticipo la sveglia domani, anche se è sabato, e mi metto a scrivere. È sabato mattina, è il 5 di agosto, ma a giudicare dal tempo e dal clima sembrano i primi di ottobre. Durante la notte ha piovuto a dirotto e le temperature si sono abbassate notevolmente. All'incirca siamo sui 17 gradi e io ho quasi freddo. Ho aperto gli occhi ben prima del suono della sveglia e mi sono ricordata dei miei propositi. Quindi mi alzo, vado in cucina, siedo a terra sullo zafu, il cuscino da meditazione, e medito per 10 minuti. Sul tavolo della cucina ci sono I pensieri oziosi di un ozioso di Jerome K. Jerome. Ho letto solo qualche pagina, ma credo che possa dirmi qualcosa sul mio procrastinare, o perlomeno farmi sentire che non sono la sola procrastinatrice al mondo. Tutto è procrastinazione e tutti sono procrastinatori. Le donne sono terribilmente procrastinatrici, altrettanto lo sono gli uomini. Forse di più, se possibile. Mi sussurra Jerome. Sì, sì, lo so, lui parlava della vanità, ma è bastato sostituire una parola e opla, les jeux sont faits. Comunque, secondo le ricerche che sto compiendo, è emerso che tutti siamo procrastinatori e potenzialmente tali, perché è una caratteristica della fallibilissima specie umana negare la morte, autoconvincendosi di essere ammantata in una sorta di tempo eterno e o di immortalità. Così la specie giunge a ripetersi che ci sarà sempre tempo. Invece no. Memento mori. Abbandona la pigrizia, alzati e cammina, manager di te stessa. E io obbedisco a questa voce imperiosa e mi sottopongo a un test che dovrebbe aiutarmi a comprendere che tipo di procrastinatrice sono e di conseguenza su quali aspetti della mia indole devo riporre maggiore attenzione affinché avvenga in me un cambiamento che mi permetterà di trasformarmi da procrastinatrice a manager di me stessa. Ne risulta che io soffro sicuramente di distress e difatti se mi sento incalzata vado nel panico. Una volta che ho stabilito ciò, cerco di operare dietro le quinte affinché la mia vita e la mia agenda assomiglino il più possibile alla condizione che più mi reca agio. Sì, sono di nuovo alle prese con la pianificazione e mi ripeto che devo aggiungere assolutamente un altro giorno della mia settimana dedicato alla stesura del decalogo. Gli esperti comunque mi fanno notare che ciò che conta non è che ci siano effettivamente le migliori condizioni, ma che la mia mente abbia tale impressione. Sì, mi stanno dicendo che posso prendermi gioco della mente. E io muoio dalla voglia di sbertucciare quella fastidiosa scimmia che salta di pensiero in pensiero e mi fa le linguacce. Però prima devo fare colazione. Ormai pensa di aver perso ogni interesse nei confronti della cibernetica. Le possibili espansioni del suo corpo, il biopotenziamento, sovversione, il trascendere i confini della pelle per attingere più al fuori, integrarsi al digitale, non le sono che stucchevoli, surrogato dei giocattoli d'infanzia, in cui tremavano i realia come porte bidimensionali. Non soltanto si rassegna all'avere già mancato il conforto, pseudo candido alla Asimov del robot, ma il dispetto ha ormai la meglio. E del resto, a un soggetto
ripetutamente invaso dall'avvento potentissimo del corpo, detto mondo. Lui sì, intero lui, perfetto, naturale, cyborg fatto d'animale. Non rimane che l'orgoglio del pensare che il pensiero è sempre ingenuo e tentato dal rimuovere tenace l'evidenza resistente che io è solo un instabile aggregato, sparigliato a vari cicli dalle forze, ancorché piccole e plausibili, delle dimensioni esterne. Un divorzio, un papilloma, un incidente. È tutta materia, è tutta altro. La mente nella mente, sé e alien. Questo brano di Renata, trattando dell'aspetto rovesciato di quello che si potrebbe definire ormai culturismo protesico, ci fornisce la mappa via via più puntuale di dove si accentri e si deconcentri oggi il posto primario della nostra soggettività rispetto a una cibernetica che impone poi una dualità con la macchina che ci rende perlomeno trilobati, tripartiti, se non ancora di più frazionati, piuttosto che plurimi e potenziati, come regrediti. Il cyborg poi, che attira totalmente a sé il corpo, lo distingue, lo separa nuovamente dall'io, rinnovando un tema letterario basilare. Scrive Renata, surrogato di giocattoli, infanzia. Da bambino mi affascinava il rinnovamento nelle forme delle auto spigolose e rettangolari in modelli più morbidi e curvilinei, più aggressivi. Macchine che andavano in una coppia risolvibile con i loro guidatori. Credevo potesse intervenire così il futuro, in quel completo e continuo rinnovamento di disegno visibile in una disinfezione abituale dalla macchina obsoleta, una disinfezione fisicamente grossolana, certo, ma almeno nella continuità di uno scambio tra lo sguardo e l'ambiente circostante. Una questione di linearità e di controllo. Quella natura industriale probabilmente non esiste più. Qui, nell'ibridazione abbandonata alla protesi robotica, per la sua cultura, ma pure col suo culturismo, appunto, a soffrire è la linearità dell'io nel risultare un aggregato spigoloso rispetto allo scambio aggressivo ottenuto tra corpo e cyborg, invece assieme elasticamente metamorfici, nell'ottenere la loro scultura vivente. La sottrazione, più che l'aggiunta, innesca il desiderio di un differente con esserci, non più temere l'essere con altri, ma ormai l'essere con altro. Ormai pensa di aver perso ogni interesse nei confronti della cibernetica. Le possibili espansioni del suo corpo, il biopotenziamento, sovversione, il trascendere i confini della pelle per attingere più al fuori, integrarsi al digitale, non le sono che stucchevoli, surrogato dei giocattoli d'infanzia in cui tremavano i realia come porte bidimensionali. Non soltanto si rassegna all'avere già mancato il conforto pseudo-candido alla Asimov del robot, ma il dispetto ha ormai la meglio. E del resto, a un soggetto ripetutamente invaso dall'avvento potentissimo del corpo detto mondo. Lui sì, intero, lui perfetto, naturale, cyborg fatto d'animale. Non rimane che l'orgoglio del pensare che il pensiero è sempre ingenuo. È tentato dal rimuovere tenace l'evidenza resistente che io è solo un instabile aggregato,
sparigliato a vari cicli dalle forze ancorché piccole e plausibili delle dimensioni esterne. Un divorzio, un papilloma, un incidente. È tutta materia, è tutta altro. La mente nella mente, sé e alien.